Mi chiamo Andrea Borella, abito a Padova, insegno in due società in Italia, una è Arte Scherma di Montebelluna e una è l'Accademia Comini Padova, in cui insegno assieme a mia moglie Francesca Bortolozzi. Nella mia carriera da atleta ho vinto le Olimpiadi del 1984 a Los Angeles, a gara a squadre, poi il titolo individuale di campione del mondo nel 1986 a Sofia, altri quattro titoli di campione del mondo a squadre, due titoli europei di fioretto sempre individuali e tre coppe del mondo. E come ti sei preparato come atleta per arrivare alle Olimpiadi e vincere? Allora, la preparazione di un atleta per arrivare alle Olimpiadi è già difficile, per vincerle è ancora più difficile, ma per arrivare intanto la prima cosa è pensare solo alla scherma, nel senso che devi fare tante rinunce, sacrifici, se hai voglia di avere altre attività o altri hobby è difficile poterli conciliare con la scherma di alto livello perché bisogna dedicare il tempo massimo per questa attività. Io dico sempre che lo schermitore è come una macchina e ha bisogno di tre cose importanti: la testa, il cervello, il cuore e i piedi, perché sono la cosa più importante. Per muovere questa macchina occorre la testa, perché devi avere degli obiettivi, delle ambizioni. Il cuore serve perché devi avere la voglia, la volontà di raggiungere questi obiettivi, e i piedi perché sono fondamentali per l'attività di uno schermitore, perché senza di quelli la macchina non si muove. E tu come hai fatto come atleta a trovare queste cose, ad andare avanti e alla fine di vincere anche? Ma io non sono partito con l'idea di vincere le Olimpiadi, perché da quando ho cominciato, che ero piccolo, per me era la cosa più importante, era il divertimento, divertirmi, fare una cosa che mi piaceva. Io ho avuto la fortuna di essere in una grandissima società assieme al maestro Di Rosa e assieme a tanti altri campioni con i quali ho imparato, condiviso molti momenti importanti, e poi piano piano è scattata in me la professionalità, quindi l'idea di lavorare, di sacrificarmi, di stare molto in palestra, di fare molta preparazione atletica, e quindi siamo stati nella mia generazione forse i primi professionisti nell'ambito della scherma, perché facevamo doppio seduta di allenamento, mattina e pomeriggio, mattina magari dedicata all'attività di preparazione atletica, al pomeriggio un lavoro più tecnico. Però ho rinunciato a molte cose, tante cose che magari alla mia età, all'età in cui tanti ragazzi hanno voglia di divertirsi, di andare in discoteca, di andare in vacanza. Noi invece in quel momento pensavamo solo all'attività schermistica, fino a che abbiamo raggiunto i massimi obiettivi. È ancora più difficile rispetto ai miei tempi cercare di avere questa ambizione di arrivare al massimo dei risultati, cioè a vincere un'Olimpiade, perché oggi ci sono ancora più interessi, ancora più distrazioni, ci sono molte più cose da fare, cioè, i ragazzi sono molto più impegnati a livello scolastico, a livello di interessi di varia natura. Il segreto è sempre quello, una volta che si capisce che si ha voglia di fare questa attività è sacrificarsi, raggiungere l'obiettivo significa fare tante rinunce e dedicarsi interamente a questo. Logico che poi dopo ci vogliono delle qualità morali, delle qualità fisiche, delle qualità a livello di talento. Queste cose non si possono comprare o allenare e basta, bisogna avere già del talento innato. Però bisogna avere la fortuna di avere un bravo maestro che ti aiuta, con il quale condividere, un maestro che sappia conoscerti, che sappia valorizzare le tue qualità. Occorre avere un ambiente che ti aiuta, che ti stimola ogni giorno, perché ogni giorno entrare in una palestra e ripetere magari gli stessi esercizi può essere anche noioso, però se hai un bel gruppo di ragazzi con i quali stai bene, la cosa diventa anche più semplice, c'è più motivazione. E poi la tua testa e il tuo cuore sono quelli che fanno la differenza. E com'era per te essere lì alle Olimpiadi e poi vincere? Sentimenti, emozioni, cosa hai sentito?
Beh, io devo dire che con le Olimpiadi ho un rapporto un po' contrastato, nel senso che ho vinto la prova a squadre, ma non sono mai riuscito a vincere la prova individuale. Ho fatto 3 volte le Olimpiadi, 2 volte sono arrivato quinto, 1 volta invece sono uscito subito, sono stato eliminato subito. Per me era proprio il massimo degli obiettivi che mi ero posto le Olimpiadi. Averle vinte a squadre è stata una grandissima soddisfazione, ma io avrei voluto raggiungere questo obiettivo anche a livello individuale. Non ci sono riuscito perché non sono mai riuscito a essere me stesso e a dare il massimo alle Olimpiadi, perché è una gara, tra virgolette, maledetta, dove spesso non vince il favorito, ma vincono magari spesso gli outsider. È capitato più di una volta anche nel Fioretto. Io 2 volte sono arrivato con i favori del pronostico, avevo vinto la Coppa del Mondo e poi sono arrivato lì e sono rimasto un po' schiacciato dalla responsabilità, dalla paura, dalla tensione. Però devo dire che quando sono tornato a casa dalle Olimpiadi di Los Angeles, dopo che abbiamo vinto la gara a squadre, è stata un'emozione fortissima che mi ha dato lo stimolo per continuare a lavorare ancora di più e a sacrificarmi ancora di più, perché l'idea di poter risentire quelle emozioni fortissime quando sei a un'Olimpiade era ancora uno stimolo ancora più forte. Allora, noi adesso siamo qui a Bocholt ed è il 3° anno che io partecipo a questo camp di Bocholt assieme a Rorik Jansen, che è l'organizzatore, e ritengo che sia un camp molto molto ben costruito, ben fatto, nel senso che si dà molta priorità alla parte tecnica. Questo è importante perché, essendoci ragazzi che provengono da diverse nazioni, Olanda, Germania, Belgio, Italia, America quest'anno, è importante che abbiano l'opportunità di confrontarsi per conoscere altre scuole. Questo è importante per quando si va alle gare all'estero, a livello internazionale, avere già un'idea di chi si può affrontare nel momento in cui si conoscono determinate scuole. E il sogno olimpico può nascere anche da un camp come questo, dall'idea di poter frequentare un ambiente internazionale come c'è in questo camp a Bocholt, e da lì nasce l'ambizione, nasce la voglia di poter salire sempre di più a livello più importante, a livello più alto, avere un'ambizione che ti possa portare a dire: io un giorno voglio essere alle Olimpiadi. Credo che camp come questi siano veramente importanti per la maturazione e per la crescita dei ragazzi.